Buongiorno e bentornati sul canale Mastercai, io sono il Mastercai, il vostro ospite su questo canale e con questo video siamo arrivati alla fine della nostra estemporanea serie estiva su come creare un'ambientazione collaborativa e se tutto va bene io dovrei anche aver finito di lavorare al libro perché se non l'ho fatto vuol dire che lo sto facendo adesso con il caldo e quindi voi dovete compatirmi la settimana scorsa abbiamo visto come prendere le idee dei vari giocatori e mescolarle assieme per creare un'ambientazione che sia un amalgama delle idee che sembravano essere quelle preferite da quelli che hanno fatto le proposte ma questo ha per forza di cose Lasciato escluso quelli che avevano fatto le proposte più anticonvenzionali, diciamo le proposte più strane. Questa settimana vediamo quindi come dare gli ultimi ritocchi all'ambientazione, nel nostro caso il mega dungeon della community, e per farlo vedremo di accontentare anche quelli che per adesso sono rimasti esclusi dal processo creativo. Qui voglio cominciare con una premessa che in realtà non ha direttamente a che fare con il processo creativo del mega dungeon, ma è qualcosa di importante da tenere a mente. Lo abbiamo già detto più volte in parecchi video, ma ripetita a Juventus, lo scopo principale del master quando è al tavolo e quando prepara il materiale per far giocare i giocatori è quello di cercare sempre di garantire il maggior intrattenimento possibile per il maggior numero di giocatori possibile ci sono poi un'infinità di motivi per cui è così e non è che il master debba semplicemente intrattenere o accontentare tutti perché esistono obiettivamente situazioni in cui Qualcuno al tavolo ha delle esigenze, delle richieste o delle preferenze così particolari che semplicemente non è possibile per quella persona giocare in maniera gratificante insieme agli altri membri del tavolo a meno di non gratificare lui a esclusione di tutti gli altri. Sono situazioni spiacevoli, però capitano e probabilmente Chiunque di voi abbia un po' di esperienza col gioco di ruolo si è trovato in una situazione del genere. Quello di cui andiamo a parlare oggi in realtà è qualcosa di molto meno grave, ma ha proprio a che fare con questo concetto, cioè il fatto che il master dovrebbe sempre e comunque almeno provare a rendere le cose di intrattenimento per la maggior parte dei giocatori possibili e quindi... Anche quando potrebbe sembrare ovvio non fare alcune cose, c'è sempre un buon motivo per cercare di coinvolgere tutti, anche quando i loro gusti potrebbero essere diversi da quelli della maggioranza del tavolo. Per creare questa ambientazione, io ho chiesto ai membri della comunità del Mastercard di inviarmi quali potevano essere loro proposte per un possibile mega dungeon e poi ho proceduto a creare il mega dungeon basandomi su quelle che sono state le idee esposte dalla maggioranza delle persone questo è stato il modo più diretto per mantenersi all'adagio cioè le idee espresse dalla maggioranza saranno quelle che avrebbero accontentato la maggior parte possibile dei giocatori e infatti il mega dungeon per come lo abbiamo lasciato la settimana scorsa era composto praticamente solo da tutte quelle idee che erano state espresse da diverse persone questo però ha portato al fatto che il mega dungeon alla fine era fatto da Spunti presi dal lavoro di tutti quelli che hanno partecipato a questo esperimento. Tranne due, tra tutte le proposte che sono arrivate, infatti, ci sono stati due membri della comunità che hanno scelto un approccio totalmente diverso a quello di tutti gli altri. Rocco, che ha ambientato il suo Mega Dungeon nel reame dei folletti inserendo delle meccaniche per far spostare casualmente i giocatori da una zona all'altra senza seguire una vera e propria mappa e Ivan che ha deciso di ambientare la sua intera megastruttura all'interno di un mostro marino così grande che ha girato per i mari talmente tanto tempo da aver ingoiato talmente tante navi che adesso al suo interno c'è un'intera civiltà di gente che sopravvive nella pancia della balena. Queste sono sicuramente idee uniche e estremamente singolari. Ma usando il metodo di scegliere quello che accontenta la maggioranza, in realtà sono state penalizzate proprio perché, dato che erano quelle che sono state proposte da pochissime persone praticamente era scontato che non sarebbero mai state prese in considerazione perché non sarebbero mai state le opinioni di maggioranza. Ora, nel nostro specifico caso, questo non sarebbe stato un problema, dato che il motivo per cui io e la mia community ci siamo imbarcati in questo lavoro è stato per creare un dungeon di esempio, per fare un riassunto di quello che è stato l'argomento di questa stagione del canale. Ma nel caso in cui voi stiate ripetendo l'esperimento o in quell'infinità di casi in cui effettivamente dei gruppi di gioco si sono riuniti per creare la loro ambientazione, una volta che l'ambientazione è stata creata, poi sarebbe dovuta essere utilizzata, ci sarebbero dovuti essere degli avventurieri che andavano a esplorare questo posto e dei giocatori alle loro spalle che volevano intrattenersi con le loro avventure. A questo punto, però, in questo ipotetico gruppo di gioco il giocatore che avesse fatto le proposte che poi sono state scartate perché non rispecchiavano quelle della maggioranza ed erano anche difficilmente integrabili, si troverebbe nella situazione in cui i suoi compagni di party starebbero esplorando un mondo che è stato creato anche grazie alle loro idee e magari girando potrebbero anche riconoscere quali sono stati gli elementi che loro hanno proposto. Mentre lui, no, quel mondo non gli apparterebbe, e questo potrebbe anche farlo sentire semplicemente escluso dal divertimento degli altri. Teoricamente, questa non sarebbe una scelta sbagliata da parte del master. Se un giocatore ha fatto una proposta che non era compatibile con quella degli altri tre giocatori, avere tre giocatori intrattenuti su quattro è comunque la maggior parte dei giocatori e quindi. Starebbe facendo una scelta corretta nel suo mastering. Se però l'applicazione di questo principio avviene, come in questo caso, in maniera diretta e brutale, in realtà ci si troverà sempre di fronte a un qualche tipo di situazione in cui qualcuno rimane escluso dal divertimento, che sia come in questo caso dalla costruzione dell'intera ambientazione, che sia ma anche semplicemente il party deve decidere con quale fazione vuole schierarsi all'interno di una specifica quest o anche solo che strada vuole fare per superare l'antica foresta. Il fatto quindi di aver accontentato la maggior parte dei giocatori è corretto, gli deve essere data la priorità, ma una volta che la maggioranza è stata accontentata non c'è alcun motivo per cui il lavoro del master termini qui, anzi... Adesso si può vedere se si riesce ad accontentare anche tutti gli altri nel caso ce ne sia la possibilità. E nel nostro caso la possibilità c'è come? Per quanto la macrostruttura del mega dungeon adesso sia stata stabilita e potenzialmente sia autosufficiente, il mega dungeon è una struttura veramente grossa, quindi c'è sempre la possibilità di aggiungere ulteriori elementi soprattutto in un caso come questo in cui abbiamo diciamo del materiale che ci avanza il mega dungeon per definizione è una struttura enorme quindi navigare al suo interno dovrebbe essere lungo e anche difficile questo perché l'impressione che i giocatori devono avere sia appunto che questa sia un'intera ambientazione che l'esplorazione del mega dungeon sia qualcosa di complesso, una vera e propria impresa, ma può anche darsi che in alcune situazioni voler mantenere la verosimiglianza della struttura, cioè questo aspetto che qualsiasi cosa all'interno del mega dungeon è sterminato, possa essere positivo per mantenere la sospensione dell'incredulità. Ma si risulti nella pratica essere controproducente per le storie che vogliamo andare ad ambientarci. Diciamo che all'inizio di una campagna normale i giocatori arrivino sulla superficie e comincino a esplorare man mano scendendo, con l'intenzione di arrivare alle giungle della parte mediana. Ora, per come è stato descritto il Mega Dungeon, verosimilmente questo è un viaggio che probabilmente impiegherebbero. Settimane se non mesi a concludere. E in tempi di gioco vorrebbe dire poi in mente una dozzina di sessioni varie quest in cui loro si spostano da un livello all'altro. Questa sarebbe la cosa più verosimile, ma non necessariamente i giocatori sono interessati a passare così tanto tempo nella zona gelata della parte superiore del dungeon. O semplicemente che il master non è interessato ad ambientare così tante storie subito all'inizio nella stessa zona. Magari dopo 4-5 sessioni nel bioma gelato i giocatori cominciano a trovare l'ambiente ripetitivo. O il master semplicemente si è annoiato di dover utilizzare sempre gli stessi mostri. Il master magari ha avuto una buona idea per una quest che però non può essere ambientata in quella zona e quindi dovrebbe prendere i giocatori e spostarli da un'altra parte, ma sarebbe complesso se questo vorrebbe dire che per fare una quest di tre sessioni loro dovessero viaggiare per quattro sessioni, magari ai livelli più alti i giocatori non sono neanche più interessati a sconfiggere i nemici che incontrano nei corridoi, ma sono invischiati nella politica interna del mega dungeon e quindi devono... Spostarsi rapidamente da una zona all'altra per parlare con i loro alleati o fare piani di battaglia, cose del genere. Se ognuno di questi movimenti volesse dire che il party nella vita reale deve stare fermo un mese mentre i loro giocatori, mentre i loro personaggi viaggiano nei corridoi, molto poi probabilmente diventerebbe noioso quasi subito e farebbe perdere la voglia ai giocatori anche solo di fare proposte per possibili quest da parte loro. Per farla breve diciamo quindi che il fatto che il Mega Dungeon è enorme deve essere mantenuto sia perché è un trope fondamentale sia per motivi di verosimiglianza dell'ambientazione. Ma non tutte le storie sono adatte a essere ambientate in un luogo del genere. Servirebbe quindi un modo che permettesse ai personaggi di venire spostati rapidamente da una zona all'altra senza però che questo rendesse del tutto inutile il concetto di esplorazione o le effettive enormi dimensioni del Mega Dungeon. Per inserire questa meccanica andiamo ad attingere al materiale che non abbiamo ancora utilizzato tra quelle che sono le proposte arrivate e in questo caso troveremo esattamente quello che fa il caso nostro. Abbiamo l'idea che esista una creatura dalle dimensioni così titaniche e smisurate che sia essa stessa il mega dungeon, e anche quella che il dungeon si estenda attraverso vari piani di esistenza in cui la normale logica del viaggio non rispetti le regole del piano materiale. A queste due possiamo aggiungere altre due cose. Una proposta di Mattia che tecnicamente è già stato accontentato per uno dei molti che aveva proposto il fatto che ci fossero i robot, ma che nel caso parlava del sognatore questa misteriosa figura transplanare dietro le origini del dungeon, e poi anche quella di Stefano. Che nel suo dungeon ex sottomarino parlava di creature intrappolate che inviavano sogni premonitori a quelli che fossero ancora all'esterno. Mettiamo assieme tutte queste cose e abbiamo ottenuto quello che poi nel dungeon che avete visto è il sognatore: questo essere transplanare che esiste. Adiacente in realtà al mega dungeon, ma su un altro piano di esistenza, e attraverso cui i giocatori possano far viaggiare i loro personaggi per muoversi rapidamente in, da una zona del mega dungeon a un'altra anche se questo può portare dei rischi. Ovviamente questi rischi saranno presentati dai mostri che vengono generati dal sognatore. Questa era sia l'idea originale del mostro marino ma è un, anche un elemento che appare nella proposta di Lucertola Rossa che parlava di una macchina degli antichi che spauna mostri Posta al centro del dungeon, potremmo anche andare oltre e dire che il sognatore o alcune creature all'interno contattino, cerchino di contattare psionicamente, psichicamente, telepaticamente come volete metterla, gli esploratori. E questo non solo riprenderebbe l'idea dei maghi intrappolati, ma potrebbe essere anche un potente gancio narrativo che permetta al master di. Indirizzare il party verso una o più di queste misteriose entrate attraverso i cunicoli del sognatore per mandarli verso una zona di quest che lui ha specificatamente preparato, o anche solo agli inizi dell'avventura per show, don't tell e illustrargli nella pratica la meccanica di. Viaggio rapido attraverso il sognatore. Tecnicamente tutte queste erano idee che sono state scartate, ma come avete visto ho potuto inserirle senza rovinare né cambiare nulla di quelle che erano comunque le idee di maggioranza che sono state rispettate, ma in questo modo ho potuto inserire anche aspetti minori, dando potenzialmente la possibilità a quel giocatore la cui idea è rimasta esclusa di ritrovarla comunque in quest e sentirsi gratificato esattamente come gli altri. Dalle idee che non sono ancora state utilizzate possiamo poi andare a estrarre altri elementi che possono tornarci utili. Ad esempio, per come abbiamo impostato le fazioni per ora, i giocatori potrebbero trovare riparo per i loro personaggi per Riequipaggiarli per riposare per ripristinare le risorse dei peribili ne abbiamo parlato nel video del villaggio lo lascio qui se dovete andarlo a recuperare. Comunque i villaggi sono presenti solo nella parte alta con i campi dei nobili e dei governi, e nella parte bassa con le miniere dei nani e delle altre creature sotterranee. Ma nella fascia intermedia sono presenti. Soltanto gli umanoidi mostruosi primitivi e quindi non ci sarebbe un'alternativa per i giocatori se non quella di chiedere rifugio proprio a questi umanoidi. Che di per sé non è qualcosa di sbagliato, ma limiterebbe le scelte dei giocatori perché non potrebbero permettersi almeno ai livelli più bassi di inimicarsi la fazione dei lucertoloidi di conseguenza non ci sarebbe per loro la possibilità di fare effettivamente scelte, l'unica scelta ragionevole sarebbe farseli amici perché l'alternativa è quella di morire distenti nella giungla. Abbiamo quindi bisogno di una possibile seconda fazione nella fascia intermedia in modo che i giocatori possano scegliere liberamente con quale fazione essere amichevole o al limite quale fazione è quella che detestano di meno. E possiamo andare a recuperare l'idea della comunità degli esuli che vivono all'interno della pancia della bestia ora non saranno più naufraghi che il mostro ha ingoiato ma saranno persone che prevengono dalla superficie che hanno deciso di restare volutamente all'interno della zona della giungla perché a quanto pare comunque meglio abitabile della superficie, per quanto sia potenzialmente pericolosa, e lì hanno imparato a creare una loro società e difendersi dagli umanoidi mostruosi e dagli altri mostri della giungla. Un altro elemento che è stato citato in molte proposte, ma sempre solo accennato, quindi per ora l'abbiamo ignorato, è che all'interno del mega dungeon esiste una sostanza magica, quasi sempre descritta come un cristallo magico, che Potrebbe essere molto prezioso avere proprietà particolari che gli abitanti della superficie in un modo o nell'altro vogliono sfruttare. Questo ci dà una scusa per creare un'economia interna all'interno del mega dungeon e dargli quindi anche un'ulteriore profondità sociale e politica. Diciamo che abbiamo delle miniere negli strati più bassi. Bene, una delle cose che viene estratta da queste miniere è proprio questo cristallo magico che ovviamente viene scambiato con la superficie per rifornimenti, cibo e tutto quello che gli abitanti delle profondità non possono prodursi da soli. E ovviamente queste carovane fanno tappa nel villaggio dei sopravvissuti nella fascia centrale dove c'è la giungla e questo a sua volta porta al fatto che ci siano banditi che cercano di assaltarle avventurieri che devono difenderle in pratica semplicemente aggiungendo questo elemento abbiamo una scusa per avere un sacco di possibili missioni per i giocatori che vanno dal puro combattimento proteggete la carovana a intrighi politici con i nobili che vogliono avere il monopolio dell'estrazione e altre fazioni che proveranno ad opporvisi esistono potenzialmente altri elementi che potremmo andare a ripescare ma Diciamo che per adesso è chiaro e avete visto come anche le idee minori possono comunque essere andate a ripescare e essere utilizzate, anche se magari non nella forma in cui erano state originariamente proposte, ma questo è proprio lo scopo e decostruzione: prendere le idee, smontarle nei loro singoli elementi e poi utilizzare quei singoli elementi. Per costruire un insieme più grande. E con questo possiamo dire di aver finalmente finito la discussione su tutto quello che era il retroscena della creazione del Mega Dungeon collaborativo. Il risultato finale lo avete potuto vedere tutti nei video dedicati. Nel caso ve li lascio linkati qui in alto se volete andarli a rivedere. Tutto questo, ovviamente, diventerà una sua playlist, li metterò anche lì dentro. Ma adesso avete visto quanto lavoro c'è stato dietro quel semplice riassunto di due video. Con questo finiamo anche questa serie estiva. Anche se non so se ripartiremo direttamente settimana prossima. Perché al momento in cui sto registrando, non so ancora quante domande siano arrivate e quindi non so dire se ho già inavvertitamente dato la risposta, prossima settimana o Vedrete un quinto episodio speciale per questa serie in cui rispondo singolarmente alle domande che voi avete fatto o ripartiremo con la serie regolare del canale. Comunque diciamo che anche questa estate è finita e si spera che le temperature si stiano abbassando. Come sempre, se avete domande, dubbi o perplessità, scrivetele qui sotto. Se è qualcosa di veloce, vi risponderò semplicemente per iscritto. Se il video vi è piaciuto, Lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale. Iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche. Se le notifiche non vi arrivano, in descrizione trovate anche i link al server di Discord, al gruppo iTelegram Telegram dove metto io manualmente gli avvisi dei video quando escono e dove si raduna il resto della comunità e il Mastercard che è il motore dietro molto di quello che facciamo qui sul canale. Quindi ulteriore occasione per ringraziarli. Per il resto, io sono il Master Cae e noi ci vediamo alla prossima stagione.